Antonio Fernicola continua nel suo percorso di candidarsi alla presidenza della Repubblica, così come consentito dalle normative vigenti. La sua candidatura ha suscitato stupore ed interesse nei media, tant'è che ne hanno parlato molte TV private, nonché il Corriere del Mezzogiorno e il Foglio. Abbiamo incontrato nuovamente Fernicola, questa volta siciliano degli Alburni, nel piazzale antistante al municipio. Antonio Fernicola, siamo a Siciliano dove lei nel 2013 ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Innanzitutto, si aspettava dal web, TV e carta stampata questo successo inerente alla sua candidatura, oltre che riportare numerosi post di assenso e di sostegno? Assolutamente non me l'aspettavo, è stata una sorpresa simpatica e molto ma molto piacevole che mi ha entusiasmato e ringrazio tutte le persone da ogni parte d'Italia che lo hanno fatto e che mi hanno dato la forza e la determinazione di andare avanti. Ringrazio anche le testate giornalistiche che mi hanno sostenuto in questa vicenda. Parliamo del suo lavoro a cui lei è fortemente legato. Io sono nato in mezzo alle mucche, in campagna, sulla montagna, nei prati, nei boschi. Io ho amato quel mondo, non a caso, proprio qui, con lo sfondo dei Monti Alburni, Virgilio, il mite poeta mantovano, dedicò nelle bucoliche un bel passaggio a quel mondo. Mi è rimasto sempre nel cuore e da bambino l'ho seguito con passione, con entusiasmo e con amore. Ho pascolato sempre mucche, ma portando sempre con me il Vangelo, portando giornali, portando dei libri, mi sono dedicato tutti i giorni alla lettura, l'ho fatto con passione e con amore. A proposito di Vangelo, qual è il suo rapporto con la fede? Io che ho vissuto tante vicende forti della vita, quei momenti drammatici li ho superati sempre proprio con la fede, con la preghiera, nel rivolgermi al Signore, nel rivolgermi alla Madonna e nel rivolgermi a tutti i santi e in modo particolare ad un santo del nostro comprensorio, San Gerardo Majella da Muro Lucano, che riposa nella terra di Irpini a Caposele, dove corro ogni qualvolta posso, spessissimo proprio. Oltre al suo rapporto con la fede, lei a che cosa si ispira? A quali valori? Proprio ai valori della civiltà contadina, alla buona educazione, ai sani principi morali, a quello che è stato l'insegnamento della Chiesa, diciamo al buon comportamento civico, a tutto ciò che può fare una società civile ed umana. Oggi assistiamo ad un forte dilagare della violenza, spesso gratuita e affatto motivata. Qual è il suo pensiero su questa tematica dei cui tristi effetti siamo testimoni? Il mio pensiero è un pensiero di sofferenza, di dolore. Io ho subito tante violenze, ma non ho mai reagito con la violenza. Ho reagito sempre con l'umiltà, con la fede, con la determinazione morale che fosse lo Stato a colpire e punire i violenti. Cosa vorrebbe fare subito a seguito dell'eventuale elezione? Subito vorrei ripristinare l'autorità della legge abolendo tutte quelle cavilli, quelle procedure che danno carta bianca alla criminalità ed immediatamente dopo vorrei fare che la religione della nostra tradizione, della nostra storia, la religione che è il culmine questa notte, nella notte santa di Betlemme, sia religione ufficiale della nostra cultura nazionale. Avvocato Amato, siamo nella sua Siciliano, dove lei è stato primo cittadino, per questo momento di riflessione su questa candidatura. Quello che è un po' meravigliato è stato il forte riscontro dal web, con tantissimi messaggi di sostegno ad Antonio Fernicola. È una conferma stupenda di un qualcosa su cui io non avevo mai dubitato. Quando ai cittadini italiani, al popolo italiano, si fanno toccare i valori più autentici della nostra italianità, delle nostre tradizioni, della nostra religiosità. Il popolo risponde sempre in maniera stupenda. Gli italiani sono molto, molto migliori di quelli che li rappresentano. Questo è stato sempre sicuramente anche in questo contesto. E sono orgoglioso che attraverso la nostra Siciliano, il nostro comprensorio, la Siciliano che ha voluto tributare al nostro carissimo Antonio, al candidato Presidente della Repubblica Italiana, la cittadinanza onoraria del nostro comune, perché Antonio è un vissuto di autentica legalità, di autentica contrapposizione al malaffare, alla criminalità, alla violenza. Antonio ha pagato ed ha subito
con la propria vita l'attentato omicidiario che lo ha visto, grazie a Dio, soltanto per un miracolo salvo. È stato assassinato nell'anima, è stato colpito nell'anima, ma ha saputo reagire, come diceva Giovanni Falcone, come diceva Paolo Borsellino. Non si è mai piegato, perché chi non si piega nella vita muore una sola volta. Tra i vari commenti del web si legge, tra le righe, questo desiderio di riscatto dei cittadini. Molti messaggi su Facebook sostengono Fernicola e auspicano la sua elezione, proprio perché vedono in Fernicola una forte differenza da una politica che ha continuato a fallire sostanzialmente. La politica ha fallito sicuramente, le aspettative della cittadinanza. Viviamo sicuramente un momento tremendo, la pandemia che ci ha accomunato nel dolore tutti quanti. La nostra gente è sicuramente, sono persone spontanee, sono persone oneste, sono persone sensibili. Vedere spessissimo in televisione, nei media, persone che costituzionalmente ci rappresentano, che non sono assolutamente all'altezza del livello culturale, umano, di tradizioni del nostro popolo. Questa è alla base di questo riscatto. Antonio Fernicola, Presidente della Repubblica, sarebbe un riscatto nella storia, se ne parlerebbe per decenni e se non per secoli, di questa veramente impulso verso un mondo che non può che essere un mondo migliore.